Secondo me con la crisi che c'è la città si svuota, però non tanto, però penso che le persone fanno finta di avere la crisi, ma non credo proprio. Sulle fermate dell'autobus ci vogliono 2 ore, 3 ore e qua gli autobus non passano mai. Si butta col debito e la vacanza non se la fa mancare, penso io, più di questo. Si vede un po', insomma, che le persone non partono quasi più. Si restano a casa sostanzialmente oppure vanno nei luoghi da vicino casa. Ecco, c'era l'autobus praticamente talmente pieno che non si riusciva neanche a stare quasi uno vicino all'altro, insomma. Io non credo. Si dice che c'è crisi, però comunque vanno sempre in vacanza la gente. Vediamo un po' cosa ci rimane in tasca adesso che andiamo in ferie e poi faremo qualche cosina. Andrò a Mykonos in Grecia quest'estate, mi è capitato di rimanere a Napoli in estate. Penso che è una città meno caotica e più vivibile. Per quest'estate, diciamo, ci siamo organizzati per andare a sud di Taormina e Giardini di Naxos, fare una decina di giorni lì. La città ovviamente qua in agosto, insomma, è abbastanza, rimane comunque abbastanza caotica, ma soprattutto rimane troppo calda. Sicuramente ci sono pro e contro per quanto riguarda i mezzi pubblici, nel senso che le corse diminuiscono, però ovviamente l'affluenza decresce. Di conseguenza un pullman, cioè non è detto che quando si prenda un mezzo pubblico si rimane schiacciati.